Benvenuti MTIers, questo giugno si preannuncia con tantissime ricche novità nel catalogo di Disney Plus, alcune molto attese e altre sono arrivi senza sovrapprezzo di cose già uscite. Andiamo a scoprire quali sono. Dopo un mese di maggio, un filo sottotono per Disney Plus, finalmente arrivano le cose interessanti, soprattutto per i fan dei supereroi e dell'animazione. Io sono sempre più convinto della strategia di Disney riguardo questa piattaforma e ormai la sfrutto quasi al pari di Prime Video. Le ore passate su Netflix sono però nettamente superiori. Mentre vedete le grafiche relative ai miei social e al mi piace e all'iscrizione, faccio un mea culpa. Ragazzi, il lavoro mi sta assorbendo tanto e fatico ad avere tempo per vedere le cose che mi interessano. Questo mi impedisce di fare adeguate recensioni video o anche solo brevi podcast su Spreaker. Mi spiace veramente e abbiate pazienza, ma ritorneranno pure quelle. Ora andiamo con le novità di Disney. Parto subito col botto in casa Marvel, parlando di Loki. La serie è ovviamente incentrata sull'ambiguo personaggio della saga di Asgard, interpretato da Tom Hiddleston. La trama è alquanto interessante quanto pericolosa, poiché parla di viaggi nel tempo. Se vi ricordate, infatti, nell'ultimo Avenger abbiamo lasciato Loki in fuga col Tesseract. In questa serie lo recupereranno i tempoliziotti della TVA e si accordano per commutargli la pena in servizi sociali a guardia del tempo. Più o meno la serie sarà incentrata sul dare la caccia a cattivi più cattivi di lui. A me ispira e già la spiegazione di una delle fenomenali rapine su aerei della storia mi ha fatto sorridere. La ciliegina sulla torta è poi la presenza di Owen Wilson. Non vedo l'ora di vederlo. Finalmente viene reso disponibile Raya, uscito a marzo con accesso VIP e ora gratuito nell'abbonamento base. Io alla fine ancora non l'ho visto e sicuramente è uno dei film che attendo di più questo mese. Siamo ad un altro mondo dove umani e draghi condividevano lo stesso pianeta, fino a che una malvagia forza non ha minacciato tutto e tutti, così da spingere i draghi a sacrificarsi. Ora quella forza malvagia è tornata e solo Raya e l'ultimo drago potranno impedire che conquisti tutto e tutti. Dalle recensioni che ho letto non sembra che ne sia uscito così bene, ma nemmeno così male per fortuna. Penso potrà essere un buon diversivo per cambiare genere e da vedersi magari con figli senza troppa concentrazione per rilassarsi davanti a una bella storia. Altra storia di animazione, questa volta in Italia. Luca è la storia di un ragazzino che si diverte un'estate con i suoi amici in una caratteristica cittadina delle coste italiane. Non sembrerebbe esserci nulla di strano in tutto questo, se non fosse che Luca non è un essere umano, è un essere marino di una civiltà che vive proprio sotto al paese terrestre in cui si svolgono i fatti. Si tratta sicuramente di una storia che vuole creare un sentimento di inclusività ed accettazione del diverso. Potrebbe quasi essere vista come una sirenetta senza la storia d'amore e in versione maschile. Vedremo. Intanto questo film Pixar sarà disponibile senza accesso VIP. Ah, giusto, da noi è già famoso per i meme durante il lockdown dedicati a Vincenzo De Luca. Passo ora ad una storia per un pubblico più giovane, la misteriosa Accademia per giovani geni. Ovviamente tutto è incentrato sul salvare il mondo da parte di piccoli geni appena reclutati in una prestigiosa quanto misteriosa scuola. Dico misteriosa perché sembra proprio essere il preside l'artefice di questa enorme crisi globale. Vedremo se questi quattro bambini, coordinati da uno stravagante adulto, riusciranno nell'impresa. Non faccio spoiler, ma vi ricordo che è un film Disney. Quindi continuano le uscite dei documentari della serie Genius e questa volta tocca ad Aretha Franklin, documentario dedicato alla vita di questa incredibile cantante soul, rhythm and blues e gospel, una voce incredibile, un'espressività fisica favolosa e canzoni come Think or Respect che sono indimenticabili. Fanno di lei una donna che merita un documentario come questo per l'impatto nella società che ha avuto. Io personalmente l'ho adorata nel film dei Blues Brothers. Devo ricordarmi, fra l'altro, di fare una recensione pure su quello.
Direi che queste erano le uscite principali, ma questo mese anche le uscite secondarie sembrano veramente interessanti. Vado brevemente ma con ordine. Se vi piace la cucina, dal 25 sarà disponibile un documentario dello chef Wolfgang Puck, che ha reinventato la cucina americana. Ci sarà poi dall'11 la seconda stagione di Zen Animation, brevi cortometraggi sonori dedicati a collage dei vari film Disney per creare le relax e atmosfera. Sempre come cortometraggio e sempre dall'11 sarà disponibile di nuovo Noi, una storia tra amore e musica di questi due anziani che in una notte magica ripercorrono le loro vite tra passioni e ricordi. Infine dal 4 sarà disponibile Summer Camp, storia di un classico campeggio estivo USA comprato dalla nuova direttrice per un solo dollaro. Concludo questo video ricordandovi della live molto particolare di questo venerdì. Prima però ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Gli altri miei social sono sempre lì che vi aspettano e non dimenticatevi di commentare e condividere questo video. Ebbene, l'appuntamento sarà dedicato al mostro nordcoreano Pulgasari. Trovate il film tranquillamente su YouTube coi sottotitoli. La storia di come sia stato realizzato e del regista è super avvincente. Mi raccomando, vi aspetto venerdì alle 21:30. Ciao!